città. Santi discepoli Domini, omne santi innocente, sante Stefane, sante Laurenti, sante Vincenti, omne santi martires, omne santi pontifici e sede confessore, omne santi dottore, sante Benedicte, ora pro nobis, sante Bernarde, ora pro nobis, omne santi sacerdotes et levite, ora pro nobis, omne santi monachi et eremite, Celestino, ora pro nobis, Santa Maria Maddalena, ora pro nobis, Santa Agata, ora pro nobis, Santa Lucia, ora pro nobis, Sante Agnes, propitius est pare Celo in nomine ab omnimato ieratus omnine ab omni peccato ieratus omnine peccato. Ecclesiam tuam santa, regere et conservare dignevi. Eoramus omnino. Ut nos met ipsos in tuo santo servizio confortare et conservare dignevi. Eoramus omnino. Agnus qui tollis peccata mundi, parcellobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudimus Domine. Agnus Dei, qui
tollis peccata mundi. Miserere noi. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere figli nel Figlio. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria, nostra misericordia e nostra pace, che ci ha rivelato l'eterno mistero dell'amore. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto lo Spirito Santo, sorgente di grazia e di consolazione, che con il suo soffio dona vita alla creazione e all'intera umanità e ci conduce alla pienezza di verità. Benedetto nei secoli il Signore. La misericordia di Dio nostro Padre, l'amore del Signore nostro Gesù Cristo e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, pellegrini nel tempo verso l'Eterno, siamo qui riuniti presso la Basilica di Santa Maria di Collemarcio per iniziare il rito penitenziale con l'annessa indulgenza concessa alla Chiesa Aquilana da San Pietro Celestino per ricordare il giorno della sua incoronazione e largamente rinnovata dai suoi successori. Per partecipare degnamente a questa celebrazione tanto desiderata, apriamo questa porta santa invocando su di noi peccatori la misericordia di Dio. Padre Santo, Dio dei nostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ricco di misericordia e grande nell'amore, che concedi alla Chiesa questo tempo di penitenza e di perdono, perché essa abbia la gioia di rinnovarsi interiormente per opera dello Spirito Santo e di camminare sempre più avanti nelle tue vie, restando in mezzo al mondo un segno di salvezza e di redenzione. Degnati di rispondere alle nostre attese. Aprici completamente la porta della tua misericordia per schiuderci un giorno le porte della tua abitazione in cielo, dove Gesù, tuo Figlio, e primo della stirpe degli uomini, ci ha preceduto per poter tutti insieme cantare a te in eterno. Concedi, ti preghiamo, a tutti coloro che con rinnovato impegno e ferma fede varcheranno questa soglia di ottenere la salvezza che da te procede e a te conduce per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronuncia tutto questo discorso, dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda, che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, poiché se veramente menderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronunzierete giuste sentenze fra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete il sangue innocente e non seguirete per vostra disgrazia gli altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri, da sempre e per sempre. Parola di Dio.
Apritemi le porte della giustizia. Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Entrerò nella tua casa, o Signore. Mi prosterò.